Siamo Valentino Cambro, Scuderia Vesuvio. Valentino, che cosa c'è in pentola? Cosa bolle in pentola? Innanzitutto, cosa farete? Io voglio ringraziare tutti i fan di Positano News, in particolare a te. E poi, cosa bolle in pentola? Stiamo lavorando da anni, siamo ai vertici di quasi tutti i campionati. Nel campionato italiano della montagna, in circuito con Michele Liguori, con l'Osella del team Progetto Corsa. Negli slalom stiamo dominando nelle varie categorie. E poi c'è la prossima gara, qual è? La prossima gara è già domenica, ci sono delle gare, c'è uno slalom sopra Viche Guenze a Moiano. Ah, lo slalom domenica. Sì, certo. Domenica, e chi ci sarà? Chi sarà il forte? Chi vedi come forte? Dei due. È una gara che non ha tante validità. C'è una gara che però è sentita, essendo una gara nostrana di casa, ci saranno un sacco di piloti. Da che ora comincia? Ma io credo verso le 9:30 che inizierà. Quindi così. Senti, ma c'è una grossa tradizione a Gerolo e anche Sant'Agata, sono due zone che hanno una tradizione fortissima, come ma mai? Ma sono zone che portano una tradizione, portano una... Qualcuno anche dice per le strade, no, si allenano già così, che è già naturale, no, l'allenamento. La Sant'Agata, per l'isola Sorrentina c'è stata Sant'Agata è sempre stata la tradizione, le scale, le strade, le curve. Nonostante non si fa più la cronoscalata Coppa della Primavera, dal 1990, che era la classica Amalfi con Cademarini, Furore a Gerola. Sì, quella è bellissima. La passione è venuta per quella gara e ancora adesso i ragazzi, nonostante questo, per ecco, hanno la passione dentro per l'automobilismo. E noi, non ti dico, io personalmente come ACI Salerno stiamo tentando di riportarla quella gara. Tra un paio d'anni c'è la possibilità di rifare una storica su quella strada. Adesso, per quest'anno, a novembre riproporremo lo slalom come ACI Salerno, e a marzo il doppio slalom. Partenza Conca, si arriva al bivio di Tovere, poi c'è un trasferimento e poi l'ultima parte del tracciato fino alla punta di Gomeran come un altro slalom, un doppio slalom. Va bene. È quella di rifare la Coppa Primavera, va benissimo. Complimenti, in bocca al lupo. Positano News vi starà sempre vicino. Positano News, ma io devo dire questo, che sto lavorando a Positano da 3 anni e Positano la sento come una seconda casa. Le persone qua sono gentilissime, sono buone. E noi abbiamo un grosso rapporto con Agerra, c'è stato uno scambio fortissimo con Agerra e con Viche Guenze, due realtà che interagiscono meravigliosamente, anche grazie ad Agerra e a Viche Guenze, che Positano è quella che è. Grazie, buon lavoro. Sicuramente, e devo dire che con la famiglia Positano Car Service, dove lavoro, c'è un affiatamento e un feeling veramente al top. Va bene. Saluto a tutti i videoascoltatori. Grazie e buon ciao, lavoro. Ciao. Ciao.